Tiziana Mazzotti, 1976, Gerardo D'Aprile. Una scuola aperta, aperta al territorio, alle storie che vengono dal territorio, ma aperta soprattutto al confronto, è quella sperimentata al liceo Giambattista Vico di Nocera Inferiore, dove durante l'assemblea d'istituto si è dato vita ad una serie di laboratori, l'incontro con gli animatori della clown terapia, un approfondimento sull'attualità e soprattutto un incontro sui temi della violenza di genere, sullo stalking, il bullismo, grazie alla testimonianza dell'avvocato Alba De Felice. La cosa che maggiormente oggi mi ha fatto bene, mi ha scaldato il cuore, è capire quanto e come questi ragazzini abbiano sete, abbiano voglia di giustizia, abbiano voglia e un desiderio tremendo di aiutare i deboli, di confrontarsi tra di loro e cercare di trovare il modo migliore, la soluzione più giusta per aiutare chi soffre, per tutelare i ragazzi vittime di bullismo, per aiutare le ragazzine vittime magari di abusi intrafamiliari e soprattutto per maturare crescendo nello spirito di democrazia, di giustizia e di tolleranza nei confronti di chi è diverso. L'assemblea d'istituto al GB Vico di Nocera Inferiore ha colto l'occasione del 21 marzo, ovvero giornata della legalità, per approfondire proprio questi aspetti in chiave tutta diversa e particolare. E che i terroristi in un certo senso impediscono. Oggi, in occasione della giornata della legalità, gli studenti del liceo Giambattista Vico hanno pensato di dedicare la loro assemblea d'istituto alla trattazione di questi temi profondamente legati alla società nella quale vivono. La scuola deve essere aperta al confronto con le problematiche che ogni giorno le famiglie, i giovani si trovano ad affrontare. E oggi abbiamo avuto la possibilità di avere l'avvocato Alba De Felice e una bella discussione, un dibattito interessante sulla violenza sulle donne, non solo, ma anche la violenza familiare e lo sbilanciamento a volte dei rapporti tra i generi. Visto che negli ultimi anni le assemblee contavano un numero sempre più esiguo di persone e vedevo comunque la poca partecipazione anche dei presenti, ho cercato un modo, un metodo per ravvivare in primis l'assemblea stessa e poi per richiamare il numero di studenti, perché è un nostro diritto ed è giusto che noi la viviamo e che siamo noi l'assemblea.